nostro viaggio nel tempo ci riporta all'epoca del Rinascimento. In questa puntata conosceremo le tre contrade di Acqua Sparta. Ed apriamo lo storico corteo composto dalla magistratura cittadina, dalla corte ducale, dai nobili e dal popolo delle tre contrade che giungono a rendere omaggio al principe Federico Cesi II, duca di Acqua Sparta, e alla sua giovane consorte Artemisia Colonna. Ha la contrada di San Cristoforo. San Cristoforo è chiamato così proprio perché all'interno della porzione del borgo di Acqua Sparta è stata ritrovata una icona rappresentante proprio il santo San Cristoforo, e da lì è partita praticamente l'idea di dargli il nome proprio alla contrada, così insomma. La nostra ubicazione è la piazzetta che è il posto più bello insomma di Acqua Sparta, perché dà un po' il panorama delle montagne che ci sono qui vicino insomma. Quali sono i piatti tipici della taverna di San Cristoforo? Allora, i piatti tipici della nostra contrada sono gli gnocchetti di San Cristoforo appunto, e poi l'oca con le patate insomma arrosto. Cerchiamo di produrre insomma quello che era il piatto dell'epoca. E il tema di San Cristoforo? È la semina del grano. Il territorio è referente alla via Colonna e di San Giuseppe, e nel quale sorge l'oratorio di San Giuseppe, sede dell'antichissima confraternita omonima. Sorgeva entro i confini di questa contrada il magnifico e antichissimo palazzo dei nobili Mendivegga, che diedero uomini d'arma e di toga ed ecclesiastici. Per seminarci il seme assai prezioso che tutto il mondo ormai chiama il grano. Finito il lavoro nei campi, lì i paesani non si stanno mano in mano, ma dentro al bosco insieme vanno, la legna a riportare per il cammino. E quando il tempo giunge nella gelata, mentre il villano come il signore si scallano alla brace del fuoco, e il grano si prepara a germogliare e ricche spighe all'uomo può donare.
Il simbolo della contrada è un'aquila che rappresenta fierezza, ferocità, aggressività. Il nome della contrada, Contrada del Ghetto, nasce da un'antica piazza che si trova nel centro storico del paese, che si chiama proprio Piazza del Ghetto, dove storicamente risiedeva una comunità ebraica. Quindi da lì nasce il nome della Contrada del Ghetto. Che particolarità ha la taverna del ghetto? La taverna del ghetto ha molte particolarità e molti piatti tipici che noi presentiamo ogni anno, e ogni anno cerchiamo sempre di migliorare e di portare delle novità. Diciamo che i piatti più importanti per noi sono i picchiarelli focosi, la storica pasta del pava. Poi fatta da cosa? Fatta da maltagliati, pasta maltagliati con fave e pecorino e pancetta. Poi un'altra particolarità che l'abbiamo introdotta da qualche anno ma ha avuto molto successo è lo stinco della duchessa, praticamente lo stinco di maiale al forno, servito con patate arrosto. Ma questi piatti erano anche tipici nel 1600? Sì, erano piatti che venivano proposti anche nel 1600, e quest'anno per essere ancora più fedeli alla storicità, per ritornare ancora di più nel Rinascimento, abbiamo introdotto un altro piatto, che sono delle salsicciotte di lepre speziate, servite su brusca e letto di fave e pecorino. Quindi è proprio un piatto rinascimentale. Il ghetto ha rappresentato la raccolta del grano e per la preparazione, per la produzione, diciamo, della farina. Contrada di estrazione popolare, ad essa è assegnato l'oratorio del Santissimo Sacramento che si affaccia sulla Piazza Vecchia. Gli contadini si preparano lesti, rastrelli e facci in mano, per cominciare la grande rieditura. Le bionde spighe d'oro sono recise e poi le gare e infine ammonticchiare. E quando il grano è pronto e secco, è giunto il tempo della battuta e con i bastoni cominciano a menare. Preziosi colori oro e azzurro, entra la contrada di Porta Vecchia, che prende il nome dell'antica porta di accesso alle mura, presso la quale sorge la fabbrica della chiesa della Madonna del Ciglio. Come nasce il nome della contrada di Porta Vecchia? La contrada di Porta Vecchia prende il suo nome dalla più antica porta di Acquasparta, infatti la cosiddetta Porta Vecchia, che è situata vicino alla chiesa della Madonna del Giglio e era il più antico accesso alla città di Acquasparta, sormontata dalla torre ancora oggi esistente. Quali sono i piatti tipici della taverna di Porta Vecchia? Ha molti piatti particolari, infatti noi abbiamo nel menù due piatti che ogni giorno sono diversi dal giorno precedente, un primo e un piatto rinascimentale, cioè una ricetta rinascimentale rivisitata secondo i gusti moderni. Quest'anno abbiamo introdotto nel menù la costata principesca, cioè le costine di maiali arrosto preparate secondo una ricetta segreta. E antica. E antica, certamente. E il tema della sfilata per Porta Vecchia qual è stato? Noi abbiamo rappresentato la parte finale della lavorazione del grano, cioè tutto il lavoro che si svolgeva nell'inverno, cioè che proprio il lavoro di fornaio, quindi dall'impastare la farina alla creazione del pane. La Basilica Collegiata e la Casa Torre dei Canonici. Gira la rota e il sole in cielo gira. Passato è oramai il tempo di emigrare. Limone.
monti e le piane, i fiumi e l'acqua stagne sentono vivo e il desio di riposare. Quella grazia del cielo, quel divin dono che le famiglie serve a sostentare. E il forno è caldo nella misura giusta, è l'ora di intornare, pane rincotti, fragranti e saporosi, semplici e gustosi. E il villano come il Signore ringrazia in Dio questo grande dono che la mensa serve a deliziare. È stato difficile coordinare tutte queste persone? Sì, abbastanza, anche perché questo corteo, che viene chiamato il corteo delle contrade, è soltanto il primo e l'inizio dei quattro cortei che fanno parte della festa del Rinascimento. Questo corteo è proprio così definito perché permette a tutti i figuranti delle tre contrade di partecipare, e soprattutto nella parte che riguarda i popolani. Il tema che abbiamo sviluppato quest'anno è inerente al tema della festa del Rinascimento, è proprio dalla magia del lievito al miracolo del pane. Infatti, cosa abbiamo fatto? Le tre contrade si sono coordinate, hanno lavorato insieme e hanno raffigurato il ciclo di tre stagioni e che corrispondevano anche alla lavorazione del grano, quindi della semina dell'autunno per passare poi all'estate, la mietitura, la battitura del grano per arrivare poi all'inverno con la macinatura, la macina del pane e per arrivare alla farina e quindi al pane. Lo spettacolo allegorico viene offerto al principe che, come risulta da documenti autentici, proprio ha soggiornato per un lungo periodo ad Acqua Sparta. Il popolo delle tre contrade si unisce per omaggiare il principe e festeggiare il suo arrivo. Della sfilata delle tre contrade di Acqua Sparta è stato il pane. Ed ora Don Alessandro Fortunati ci spiegherà l'importanza del clima per il raccolto del grano durante il Rinascimento. Don Alessandro, il clima quanto era importante in epoca rinascimentale? Il clima è importante sempre, sia oggi che nel Rinascimento, ma evidentemente i cambiamenti climatici, i mutamenti, le stagioni stravaganti erano molto più determinanti sui raccolti piuttosto che oggi. Oggi, se un raccolto va male in Italia, abbiamo il grano dalla Cina, dalla Russia, dalla Nuova Zelanda, da qualsiasi parte del mondo. La mobilità ristringeva completamente il raggio d'azione anche dal punto di vista agricolo. Il periodo tra la seconda metà del 400 e tutto il 700 fu un periodo di grandi mutamenti climatici. Noi pensiamo che sia un fenomeno moderno, forse perché è legato anche all'inquinamento, ma... E abbiamo anche forse poca memoria storica. Probabilmente sì. Abbiamo periodi di grandissime siccità e quindi scarso raccolto di cereali, di qualsiasi altro tipo di prodotto, e quindi alla siccità in genere susseguono sempre le pestilenze con grandi mortalità. Tra la metà del 400 e la metà del 500 la pestilenza era un fatto ordinario in queste zone. Possiamo trovare molte di queste notizie soprattutto nei diari, nelle memorie, non tanto ecco, negli atti notarili o in altri tipi di
documenti, perché il diario parla in prima persona di ciò che avveniva e ciò che influenzava veramente la vita delle persone. Una grandinata era più nefasta di una guerra in certi casi. Sì, perché poi avveniva una morte lenta, cioè non c'era cibo, non c'era... Certamente, e poi l'approvvigionamento soprattutto dei cereali era difficilissimo. Agli inizi del Cinquecento delle grandissime carestie ci furono in queste zone e si andava a prendere il grano a Civitavecchia, ma erano distanze enormi e questo provocava anche, oltre le malattie, anche problemi anche endemici, un impoverimento. La miseria, infatti, una miseria diffusa nella popolazione e in un certo senso queste problematiche erano un po' trasversali, nel senso che debellavano non solo le classi povere, ma tutte le classi sociali, perché le problematiche si riflettevano completamente su una comunità. E questo fino almeno fino alla metà dell'Ottocento, questo problema delle carestie è stato un vero e proprio problema di sussistenza per queste nostre popolazioni, fin quando la mobilità, i mezzi di trasporto, le macchine a vapore e poi i mezzi moderni hanno accorciato le distanze. Sugli approvvigionamenti in particolare. Lei ha fatto anche una ricerca sulle contrade? Sì, dunque, Cosparta si divideva in due zone, la cosiddetta terra. La terra era il pezzo di terra circondato dalle mura, mentre il contado era la campagna, così veniva chiamata la terra. La terra era divisa in diverse contrade. Oggi diciamo sono state riportate in vita tre contrade: San Cristoforo, Ghetto e Portavecchia, ma ce n'erano anche altre, c'era Piecastello, Rocca e Piazza Vecchia. Nel tempo abbiamo dei documenti preziosi che si chiamano gli stati delle anime, cioè erano i censimenti fatti dai parroci, i quali in un agglomerato che già dalla seconda metà del Seicento contava quasi 2000 abitanti, avevano bisogno di dividere la popolazione in zone e quindi le davano dei nomi a queste zone, che prendevano in genere il nome, ecco, San Cristoforo da un affresco che stava lungo la via, la Porta Vecchia ovviamente dalla porta, così la piazza, il Ghetto è la più, diciamo, simpatica di... Riflette che già gli ebrei stavano da tempo... Da lungo tempo all'interno di questa società. È una questione molto controversa la presenza degli ebrei ad Acquasparta. Ci sarà anche la presentazione di un volume proprio sulla presenza degli ebrei ad Acquasparta. Il fatto che esista la piazza del Ghetto ci fa capire che c'era un piccolo gruppo di famiglie di ebrei ad Acquasparta. Le abbiamo nel Settecento essenzialmente. Professoressa Angela Maurizi, quanto è importante il pane in una dieta equilibrata? Allora, il pane, come tutti gli altri alimenti, svolge un ruolo prezioso nel soddisfacimento dei nostri bisogni. Ogni alimento in realtà contribuisce in maniera significativa, per cui non c'è alimento che è corretto togliere, eliminare completamente nelle nostre abitudini. Nel XXI secolo... È stato demonizzato negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 50 anni, tant'è che i consumi sono nettamente calati al punto che c'è gente che non lo mangia quasi più. Dobbiamo rivalutarlo, perché il pane ci offre delle proteine di qualità buona, direi, nel soddisfacimento dei bisogni, con un'efficienza medio-alta, ci offre dell'amido con del glucosio, che è il carburante principale dei nostri tessuti, e soprattutto del cervello. Soprattutto del cervello, che non funziona con i grassi. Che funziona prevalentemente a glucosio, ma soprattutto dobbiamo dire che l'amido è un componente che viene digerito lentamente, quindi questo produce degli effetti benefici a livello della glicemia. Certo, dobbiamo riconoscere ai diabetologi questo timore nei confronti del pane da farine troppo raffinate, perché quello è un pane che per sua caratteristica di digeribilità e di efficienza ci fa innalzare la glicemia
più velocemente e pericolosamente di un pane integrale, che quindi è sicuramente da preferire. Bisognerebbe rivalutare, però va rivalutato come utilizzo, il suo utilizzo va modulato con le quantità nel rispetto di quella quota che, dei carboidrati, che deve essere almeno del 55-60% nell'equilibrio globale di una dieta. Il pane è uno dei carboidrati, dei cereali, scusate, che in realtà può contribuire a questo soddisfacimento. Per cui possiamo dire, soprattutto ai giovani che l'hanno completamente eliminato dalla dieta, che bisogna che forse, mangiarlo. Forse sarebbe il caso di reintrodurlo, soprattutto abituarsi ad un uso più integrale, quindi di pani più integrali, meno raffinati, ma assolutamente efficienti ed efficaci nel soddisfacimento, ripeto, dei nostri bisogni nutrizionali. Professor Francesco Tei, come nasce la collaborazione fra l'Università di Perugia e il Festival del Rinascimento ad Acqua Sparta? Allora, noi ci troviamo dentro Palazzo Cesi. Palazzo Cesi è di proprietà dell'Università degli Studi di Perugia. E il rapporto stretto nasce proprio da questo, cioè il rapporto fra Perugia e Acqua Sparta è legato a questo palazzo. E una delle motivazioni importanti è quello di trovare una valorizzazione di questo meraviglioso luogo, valorizzazione sia in termini strutturali ma anche e soprattutto con tutta una serie di iniziative che non solo valorizzino la città ma la valorizzino anche da un punto di vista del turismo, quindi tutte queste iniziative culturali che possono anche concretizzarsi con dei convegni, e quindi in un qualche modo l'università e il comune stanno lavorando insieme appunto all'ente per il rinascimento proprio in questa direzione. Il tema di quest'anno è stato il pane, per cui il Dipartimento di Agraria si è dovuto inserire all'interno, certo, del festival. Per noi questo è un argomento, come dire, uno dei tanti argomenti su cui abbiamo delle competenze ovviamente multidisciplinari, perché parlare di pane significa partire già dalla produzione di pieno campo con tutte le problematiche di tipo agronomico, poi ovviamente l'ottenimento delle farine che hanno delle caratteristiche di tipo qualitativo e ovviamente farine che vengono utilizzate in un processo tecnologico per la produzione di pane, ma ci rientrano tutte le problematiche microbiologiche, tutto il processo di lievitazione, ci rientrano dentro tutti i problemi di natura economica e nello stesso tempo anche ovviamente tutti gli aspetti di natura nutrizionale che vengono affrontati anche da altri colleghi di altri dipartimenti, per esempio dipartimenti di scienze farmaceutiche. In futuro ci saranno altre collaborazioni? Ma certamente, credo sicuramente. Voi sapete che esiste un gruppo di colleghi dell'Università di Perugia, fra cui spicca ovviamente il professor Alessandro Dal Bosco, che coordina un po' questa attività, che hanno lo scopo di trovare nell'ambito di tutto l'Ateneo tutta una serie di tematiche che possono essere affrontate e portate all'attenzione del grande pubblico, proprio in questa ottica di valorizzazione dei rapporti che ci sono fra l'Università degli Studi di Perugia e il Comune di Acqua Sparta per valorizzare questo splendido luogo. Dottor Romani, quali sono i progetti per il futuro? Si tratta di continuare ciò che abbiamo iniziato ormai da 3 anni, e cioè completare la ristrutturazione del palazzo e soprattutto dare al palazzo una connotazione culturale che le appartiene. Connotazione culturale che abbiamo pensato di realizzare attraverso l'installazione di un museo esperienziale. A tal proposito abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento europeo attraverso la Regione Umbria, che devo dire ci è stata molto vicina in questo progetto in questi anni relativo a Palazzo Cesi, che verrà realizzato entro il prossimo anno. E come sarà questo progetto? Si tratta di un museo esperienziale riguardante la versione storica della prima Accademia dei Lincei, quindi si tratterà di riprodurre in questo palazzo l'ambiente rinascimentale. Che ricordiamo, l'Accademia dei Lincei è la prima accademia scientifica italiana. Assolutamente sì, perché con l'Accademia dei Lincei si ha il momento del passaggio dalla magia alla scienza, quindi l'introduzione del cosiddetto metodo scientifico. E con i personaggi dell'Accademia, con Galileo in primis,
ma tutti gli altri, diciamo, accademici fondatori e poi coloro che successivamente aderirono a questa associazione scientifica, vogliamo riprodurre quel clima, quei personaggi, quegli studi e quelle loro trovate in questo palazzo, per dare uno scopo divulgativo culturale sia rivolto ai giovani, alle scuole, ma anche ai turisti italiani e stranieri che numerosi stanno già arrivando qui ad Acqua Sparta dopo l'apertura del palazzo. Per cui il turista verrà qua e rivivrà l'Accademia dei Lincei. Assolutamente, rivivrà l'atmosfera rinascimentale, perché siamo in ambito rinascimentale, e rivivrà l'Accademia dei Lincei. E non solo, il palazzo, oltre appunto al museo esperienziale, che credo sarà di grande impatto e di notevole importanza per Acqua Sparta, ma credo per l'intero territorio, quindi che va oltre, ben oltre i confini comunali, ma sarà anche un punto di collegamento con altri siti altrettanto importanti. E mi riferisco a Carzule, la zona archeologica, a San Giovanni de Butris, dove c'è un arco romano, oppure alle catacombe, che sono qui vicino a noi, ai confini tra Acqua Sparta e Massa Martana, oppure la foresta fossile di Dunaroba. Quindi creare un percorso, un circuito in cui può rientrare anche, se vogliamo, perché comunque si trova a pochi chilometri di distanza, la Cascata delle Marmore, che richiama anch'essa un grande numero di turisti ogni anno. Si tratta quindi di creare un percorso culturale che consentirà di attrarre turisti e di farli fermare in varie nel tappe. Territorio per diversi giorni, e questo è l'obiettivo, affinché tutto questo costituisca un volano per la microeconomia locale, per le aziende, per le imprese e per tutto ciò che gira intorno al turismo.